Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti in questo nuovo video di Mina Inside. Oggi ragazzi, video di avvicinamento al big match di domani, Milan-Napoli, ore 20:45, San Siro-Milano. Ma prima di cominciare ragazzi, gentilmente vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside, quello mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, Milan-Napoli, partita tosta, partita tanto tanto importante. Il Napoli degli infortunati, il Napoli recupera Mario Rui, recupera Lobotka, non dovrebbe recuperare invece né Fabian, recupera Zielinski, non dovrebbe recuperare invece Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz, questi tre, e Koulibaly. Quindi quattro giocatori importanti, noi manco a pagare. Non recuperiamo nessuno, recuperiamo solo Giroud. Senza nulla togliere a Giroud, praticamente è quello che ci serve di meno, visto che ci sarebbe servito tanto avere almeno uno tra Leao e Rebic. Questo è quanto, ragazzi. Quindi la probabile formazione che scenderà in campo domani contro il Napoli sarà schierata da Mister Pioli con il classico 4-2-3-1. In porta Magic Mike, Magic Mike, Iron Mike, Maignan. A destra, ballottaggio sempre aperto, sempre vivo tra Florenzi e Kalulu, con al momento leggermente avvantaggiato Florenzi. Però io credo che la scelta sarà molto relativa a chi schiererà invece Spalletti da quella parte, perché se sceglierà Lozano, allora servirà uno un po' più di gamba e quindi la scelta potrebbe ricadere su Pierre Kalulu. Mentre se da quella parte dovesse schierare Elmas, quindi uno un po' più un po' più compassato, ma relativamente uno un po' più tecnico che preferisce giocare più corto invece che andare in profondità, potrebbe essere scelto Florenzi. Al centro presenti Tomori e Romagnoli, mentre a sinistra dovrebbe esserci Teo, che ha sofferto per una febbre che si porta ormai da pre-partita di Milan-Liverpool. Una febbre che non passa, non perché ci sia da pensare male, ma più che altro perché si sta evolvendo in una bronchite. Questo potrebbe tenerlo fuori dai campi a lungo. Centrocampo titolare con Tonali e Kessié, quindi fuori sia Bennacer sia Bakayoko. Sulla tre quarti sono praticamente certi di un posto sia Saelemaekers che Messias, mentre il ballottaggio per il posto rimanente è tra Krunic e Diaz. Credo che alla fine verrà scelto Diaz. Credo che alla fine Mister Pioli possa optare per mettere tutti i migliori in campo fin da subito. In panchina non rimarrà granché, però questo è quanto. Questi sono. In avanti il dio del calcio Zlatan Ibrahimovic, con Giroud che partirà sicuramente dalla panchina, pronto ad entrare a partita in corso, casomai, speriamo di no, dovesse servire. Una partita
non neghiamoci, è tosta nel senso che è una partita con un avversario forte, che gioca bene, che Spalletti ha migliorato rispetto alla stagione passata, che ha il culmine in un giocatore che sembrava essere sul viale del tramonto, ma sembrava esserci semplicemente perché giocava meno, che è Dries Mertens, un giocatore per il quale personalmente stravedo e che avrei voluto tante volte e spesso a Milan. Un Napoli che probabilmente schiererà a centrocampo Anguissa, che è recuperato già dalla partita con l'Empoli, e uno tra Demme e Lobotka, più probabilmente Demme, con Zielinski un po' più avanti, poi Politano a destra e, come ho detto prima, a sinistra uno tra Elmas e Lozano. Dietro è stato ceduto Manolas, quindi Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus e Marouly, che è stato recuperato, Ospina in porta. E non dobbiamo farci intimorire, ragazzi, l'Inter ieri ha vinto e quindi lei sta tranquilla. Ora tocca a noi non perdere ulteriormente terreno, vedremo cosa farà pure l'Atalanta. Certo è che avendo già 2 punti di vantaggio sul Napoli e vincere lo scontro diretto ci porterebbe a più 5, non significa niente in chiave scudetto, però sarebbe un buon margine, diciamo, sarebbe guadagnare un bel pezzetto di vantaggio, ecco, mettiamola così, non preclude assolutamente niente. Detto questo, dovremo veramente unirci, compattarci, evitare errori, evitare errori che poi puntualmente portino ad azioni pericolose o peggio ancora da gol. Il Napoli è bravo ad approfittarne anche perché ha gente veloce. E dobbiamo stare attenti, però credo che domani Milan darà, dal punto di vista della prestazione, sul risultato io non dico mai niente, mi astengo pure dal fare pronostici, però la cosa della quale sono sicuro è che fornirà una prestazione all'altezza. Poi ciò che succederà non lo sappiamo, vedremo. A noi tocca tifare, supportare come abbiamo sempre fatto, soprattutto nell'ultimo periodo, e stare vicini alla squadra. Spero sinceramente possa essere la partita, vediamo un po', vorrei fosse la partita di coloro che nell'ultimo periodo stanno un po' deludendo, cioè di Diaz e di Teo. Vorrei fosse la loro partita. Però, detto sinceramente tra di noi, a me va bene che sia la partita di chiunque e che si vinca in qualsiasi maniera, anche 1-0 giocando male, diciamocelo proprio francamente. Quindi, detto questo, ragazzi, l'appuntamento è per domani, ore 20:45, San Siro, Milano, Milan-Napoli, una partita da vincere a tutti i costi. Con questo vi ringrazio, ragazzi. Vi ricordo gentilmente di lasciare il like, iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando escono sempre nuovi video. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninside.com. Ciao ragazzi e sempre forza Milan!